Allora, sono qua con SolidWorks, ho disinstallato come farò vedere nel video precedente e poi adesso andiamo a installarlo. Dunque io avevo l'education 2021-22, a questo punto i miei alunni hanno cominciato a mandarmi file con la 22-23, cioè la 22, la fine professionale, ma è la 22-23 educational. E dunque mi tocca installare, ok? Difatti ieri ho provato ad aprire un pezzo, ma mi diceva, come si dice, versione più recente, e a questo punto mi tocca. Dunque installare su questo computer, perfetto, vado. Naturalmente qua mi dà la seriale, quella vecchia, perché non ho cancellato la seriale, però se voglio aggiungere quella nuova devo aggiungere quella nuova perché questa non funziona più. Dunque, alla fine mi tocca mettere questo, poi naturalmente nasconderò la seriale sperando che vada tutto bene. Poi ho questo, vediamo se è giusta. Ok, dovrebbe essere giusta. Poi qui io metto Vidolai, sì, dai. Ah no, perché questa qui è educational, dunque non devo mettere niente, non devo mettere niente, fa lui tutto in automatico. Dunque vado, sperando che vada tutto a posto. Proviamo. Può impedire l'installazione se non è possibile scrivere tutte le cartelle richieste. Disabilitare temporaneamente l'accesso control. Caspita, devo andare. Dunque, devo andare qua in basso. Io purtroppo qui in realtà ce l'ho nell'altro schermo. E dunque devo andare a disabilitare dove c'è l'antivirus in pratica. A questo punto. Devo andare, questo qui, vediamo, questo, impostazione, aggiornamento, no, qua gestisci impostazioni, protezione temporale, impedisce ad altri utenti di manomettere le caratteristiche, no, esclusioni, caspita, accesso alle cartelle controllate, giusto. Gestisce accesso alle cartelle, ce l'ho qua, eccolo qui, io devo andare qua. Ok, tolgo momentaneamente e mi dice sì, eccolo qua, disattivato momentaneamente. A questo punto vado. Qui abbiamo questi qua tutto a posto, però andiamo a vedere modifica, le drawings non lo voglio. File utility sì, mi interessa. Plastic, electrical, compose, visualize, cam. No, io ho PDM, al massimo 3D experience marketplace. Vabbè, lo lascio. Strumenti API, simulation, motion, marketplace, PDM client, no, manage client, no, PCB viewer, no. Lascio questi qua, sì. Lascio così, torna al massimo, dopo lo si può sempre aggiornare. Ubicazione installazione, io direi che lasciamo questo, ho cancellato tutto, dunque non c'è problema. Solido data, siamo a posto. Opzioni elettrica, non modifichiamo nulla, se no succede un casino. Ok, e opzioni elettrica, installa ora. È partito finalmente, speriamo che parta. Ok, e lasciamo andare. Ok, naturalmente poi attiverò l'accesso alle cartelle controllato, ok, in modo che speriamo, io lascio andare. Se all'inizio non succede niente va tutto bene, di solito è all'inizio che potrebbe dare delle problematiche.
Sembra di sì. E dunque poi farò andare, come si chiama, il timelapse, cioè accelererò il video una volta che. Vabbè, speriamo che. Allora, abbiamo finito, ok, adesso qui sì, voglio unirmi, no, grazie, sollecitami in futuro, io adesso, no, grazie, vabbè sì, voglio unirmi, è uguale, a questo punto vado qui, what's new, ok, perfetto, perché ho installato la versione 2022, ok. E adesso vediamo di farla partire, vediamo se ce l'ho sull'altro schermo, se parte tutto. Sì, solido 2022, andiamo a vedere cosa succede. Student Edition, perché non riesco a portarla, adesso un attimo che la porto di qua. Voglio attivare il prodotto, eccolo qua. Qui io voglio attivare ora il prodotto SolidWorks, ok, e vado avanti, ok. Automaticamente su internet, avanti e vediamo se perfetto. E io fino al 31/7/2024 ce l'ho attivata. Adesso faccio fine, ok. E dovrebbe partire SolidWorks. Adesso vediamo. Ce l'ho nell'altro video e adesso io faccio. Accetto e poi vediamo un attimino, è perché mi carica simulation così via, dopo lo dovrò andare a togliere. Carica tutto, caspita, devo togliere tutto, anche il cam mi carica tutto, ci mette una vita. Ecco qua, qua chiudo e porto SolidWorks. È installato. Vabbè, spero di essere stato utile. Ci vediamo alla prossima. Arrivederci.